Non solo il digitale, eccolo qua. Bene, parlerò poco di digitale, ma il digitale ci sta sotto. Chi non crede nei sogni non è ragionevole. Già l'abbiamo sentito prima con l'intervento di David, che su questo ha passato, dicendo insomma l'innovazione passa attraverso il sogno. È solo sognando che noi abbiamo poi voglia di innovare. E allora vi porto un progetto, un pensiero, un'idea. Che come dico col vi fa respirare un po' dalla parola digitale per un quarto d'ora, però che ha bisogno del digitale anche lui per realizzarsi. È un progetto che vorrebbe contribuire al futuro del nostro paese e, come dicevo, il digitale, lo abbiamo sentito già due volte, è un pezzo del futuro che possiamo costruire nel nostro paese. È interessante notare che agli italiani l'Italia non piace. La Reputation Institute ha appena stilato una indagine nella quale viene fuori che soltanto al 50% degli italiani il nostro paese piace. In compenso, beh, pazienza, in compenso piace agli stranieri al 60%. Quindi, come in nessun paese dell'Occidente, c'è un gap tra quanto noi amiamo il nostro paese e quanto lo amano gli altri di ben 15 punti. È un dato interessante, perché se guardiamo quelle che vengono chiamate le tigri del PIL, le tigre del PIL non si presentano. Dove devo puntare? Eccole qua. Le tigre del PIL, come vedete, hanno una percezione di sé molto positiva. Se noi siamo a meno 15, loro sono a più 30. I russi non li ho messi perché vanno a più 35, ma sapete che sono un po' dei caratteri particolari. Ma siamo a più 30, più 27, più 17, insomma, ci si crede per poterci sviluppare. Allora dico che siamo un grande paese che non sa più di esserlo, abbiamo un po' perso l'orientamento, anni difficili, faticosi, anni in cui non siamo stati capaci più di capire qual era davvero la nostra strada. E come diceva prima Davide, il digitale non è di per sé un prodotto, il digitale è un attivatore, quindi noi lo dobbiamo vedere come qualcosa che attiva il nostro paese e che può essere al suo servizio. Quindi ci siamo detti che cosa possiamo fare, noi ci occupiamo di brand advisory, ci siamo detti beh, c'è bisogno di un grande progetto identitario che ha quattro obiettivi fondamentali. Il primo è quello di ridare fiducia ai cittadini. Il secondo è di restituire centralità al ruolo delle imprese. Mi spiace dirlo, ma questo è un paese anti-impresa, con una cultura anti-impresa che va superata, che va assolutamente uccisa. Non si può parlare di crescita senza parlare di impresa. L'impresa è la crescita del futuro di questo paese. Le colpe stanno da tante parti e non solo da un punto di vista delle istituzioni, ma anche da parte delle aziende. Non voglio entrare nel merito. Vorrei che questo piccolo progetto fosse in qualche modo un'opportunità per l'impresa di partecipare ad un progetto paese. Dobbiamo accrescere reputazione e sviluppo economico e incalzare istituzioni e governi. Quando si fa un sogno bisogna farlo alto, se no si va da nessuna parte. Io non sono abbastanza vecchio per aver sentito De Gasperi, ma ho sentito tutto il resto e una mancanza di visione della nostra classe dirigente come quella che c'è in Italia fa impressione. Non è possibile che il nostro paese non abbia un ruolo nel mondo. Non è possibile, lo sapete tutti che non è possibile. Eppure, allora, i cinesi pensano a 150 anni nella proiezione del proprio sviluppo. Noi pensiamo a 6 mesi. Non si può fare così. Io mi sono detto, questo è un progetto, ci vogliono 20 anni. Due li ho spesi, gli altri 18 li metto a servizio, ma bisognerà andare avanti così, bisogna guardare lontano. Se penso ai cittadini di questi paesi, che gli piaccia o non gli piaccia, il concetto, il senso di dove va il proprio paese gli è molto chiaro. C'è un dialogo tra istituzioni e imprese e cittadini. Per cui quando Clinton ha detto Internet, beh, il mondo si è voltato da quella parte ed è successo quello che è successo. Quando Obama ha detto shale gas, si sono girati da quella parte, credo che hanno preso una fregatura, però il dialogo tra istituzioni e istituzioni paese e imprese è sempre stato molto vivo. Pensate che cos'era la Corea 40 anni fa e che cos'è diventata oggi, seguendo quello che sapevano fare. Quindi mi dico che un paese che non sa immaginare il proprio futuro non ha l'energia per costruirlo. Io ho 4 figli e ai miei figli ho detto, ragazzi, andate per il mondo e cercate il vostro talento. Il mio compito di genitore è sostenervi nella ricerca del talento. Chi trova il talento ha risolto i suoi problemi.
si alza la mattina felice, fa la cosa che gli piace, perché gli piace la fa bene e di solito fa anche dei quattrini. Quindi il talento è una parola chiave per lo sviluppo, la felicità e il successo delle persone, dei paesi, delle aziende. Io è una parola che uso attraverso tutte le mie esperienze private e professionali. E allora l'ho applicato al paese. Ma qual è il talento di questo paese? Beh, è troppo facile. 800 anni fa nel Costituto Senese si leggeva che chi governa deve avere massimamente a cuore la bellezza della città, per cagioni di diletto e allegrezza ai forestieri, onore, prosperità e crescimento della città e dei cittadini. 800 anni fa era già chiaro che cosa sapevamo offrire. Mentre si diceva questo, il Lorenzetti dipingeva il buon governo nel palazzo dei Senesi. Ma perché noi non ce lo dimenticassimo, ce l'hanno detto poi tante altre volte. Immaginate che cos'è stato il Grand Tour. Immaginate che cos'è stata l'esperienza che non poteva non essere fatta da un intellettuale europeo se voleva capire davvero che cos'era il valore della vita e della bellezza. Renzo Piano ce lo dice tutti i giorni. La bellezza è il nostro più grande asset. È chiaro che l'Italia dovrebbe investire in bellezza, ma noi siamo come un pesce che nuota nel mare più bello del mondo, ma visto che il mare di tutti i giorni non si accorge di quanto è bello. L'altro giorno Sigmund Bauman era a Milano a visitare l'Expo e poi ha fatto un giro per il paese e ha detto: ma ragazzi, ma è chiaro, la potenza di questo paese è la bellezza. Allora, questa è la nostra identità, è uno straordinario potenziale, ma non è un'eredità, non è che solo perché la erediti poi la sai mettere in pratica. Di nuovo una frase di Goethe che ci dice: ciò che hai ereditato dai padri riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Allora noi qui dobbiamo riattivare una capacità di capire, di riconoscere qual è il nostro grande talento e rimetterlo in moto, perché non ce ne accorgiamo, perché lo abbiamo dimenticato. Grazie a queste scelte, se saremo capaci di farle, potremo contribuire a fare dell'Italia la patria della bellezza per il mondo, per noi stessi. Due parole chiave, patria e bellezza. La prima sapete che è una parola complicata in questo paese, perenne ragioni che adesso non starò sulle quali non stavo a ragionare. Però c'è una cosa che è interessante: patria è fortemente legata al senso dello Stato. Allora, non lo dico a nessuno, ma il senso dello Stato gli italiani ce l'avranno nel 3025, quindi c'è un problema. Ma se prendo patria e faccio una crasi con bellezza, vi prendo a Bolzano e vi porto a Siracusa, l'esperienza di bellezza che voi fate è unica al mondo. Non esiste sulla Terra un pezzo lungo 1200 chilometri che abbia più di 20 capitali. Grazie. È bello questo applauso perché è per il vostro paese, non è per me, è per quello che è questa straordinaria terra in cui viviamo. Allora, 20 capitali vuol dire una polverizzazione di manifattura, artigianato, cultura, dialetti, cucine, costumi. Voi immaginate che cos'è? Ma basta che l'ha attraversato, ognuno di noi l'ha fatto e ogni volta che lo fa scopre qualcosa che non aveva mai visto prima e ogni volta si stupisce di questa meraviglia. Allora, questo è un potenziale assolutamente straordinario. È anche divertente pensare che l'aggettivo bello in italiano è usato come in nessun'altra lingua al mondo. Una bella serata, una bella riunione, un bel lavoro, una bella vacanza, una bella persona. I bambini quando litigano ti dicono che sei brutto e cattivo, che è il contrario di bello e buono. Abbiamo un senso della bellezza che va molto al di là dell'estetica. La bellezza è qualcosa di profondamente armonico, è qualcosa che noi sentiamo perché tra natura, cultura, paesaggio e saperi la bellezza sta dentro questo saper vivere, tant'è che quel saper vivere ci è invidiato da tutto il mondo. Faccio alcuni esempi, tanto per rinfrescarvi la memoria. Il nostro territorio, il nostro paesaggio, di queste diapositive ne ho altre 20, è impressionante vedere come questo piccolo stivale è in grado di offrire cose incredibili. Provate a attraversare il Nebraska e vedete che cos'è per migliaia di chilometri. C'è un altro aspetto molto importante: quando io competo in giro per il mondo con i miei competitors, io so di avere una chiave vincente più di loro. È la capacità empatica, è l'interesse nel comprendere l'altro. Noi italiani in questo siamo straordinari, perché key managers in grandi intraprese mondiali sono italiani. Perché c'è una capacità di capire, c'è una capacità di relazionarsi, c'è una capacità di capire il contesto come in nessun altro posto al mondo.
Francia o Spagna purché si magna, la vita nelle piazze, la centralità della famiglia, l'educazione dei figli, ci sono cose che ci hanno portati ad essere questo. E se prima David parlava della partita Italia-Germania come emblema del secolo scorso, credo che gli Open d'America di quest'anno siano l'emblema di questo secolo. Noi abbiamo visto una scena straordinaria di capacità, di eleganza, di affetto, di condivisione. La forza bruta contro l'eleganza, la dolcezza, la condivisione. È stato uno spettacolo per me di un'emozione, credo che tutti l'abbiamo sentita. Al di là che abbiamo vinto, no, non era questo, ma era il modo in cui queste due ragazze si sono abbracciate e hanno fatto questo percorso. Beh, questo noi ce l'abbiamo da insegnare al mondo. La bellezza non è tra luce e vino, facciamo cose straordinarie, abbiamo una capacità incredibile di progettare, di fare ingegneria, le abbiamo detto prima le famose 4A oppure le 4F a secondo di come le vogliamo chiamare. Siamo degli straordinari produttori di macchine per produrre. Voi provate ad andare da un tedesco e a dire ho bisogno di cambiare un pezzo della macchina in fondo perché io quando imbottiglio ho una testata della bottiglia fatta in maniera strana. La Krones ti risponde benissimo Herr Doktor, ci vuole un anno, 1 milione di euro e poi vediamo. Chiedilo a un nostro fornitore, dopo una settimana ti arriva un'email con un accrocchio inventato per fare in modo che tu possa flessibilmente fare il tuo lavoro. Abbiamo in questo senso delle qualità straordinarie. E andiamo. No. Bene, il retaggio della bottega rinascimentale. Il nostro Made in Italy nasce su questa straordinaria tradizione di saper fare, qualità, passione, amore per quello che si fa. Un comparto straordinario che ha però una filiera che si va sbriciolando. In Giappone li chiamano i tesori viventi, in Francia li chiamano i maître d'art. Noi lo chiamiamo l'operaio specializzato. Quindi già da un punto di vista della verbalizzazione capiamo l'incredibile distanza. Operaio specializzato che ineluttabilmente diventa operaio pensionato, perché non c'è nessuno che lo sostituisce. Insieme alla Fondazione Cologni abbiamo fatto una ricerca nelle aziende del Made in Italy tra i 50 e i 150 milioni di fatturato, per andare a vedere la filiera della produzione, chi erano le persone chiave, quali erano i processi chiave. Beh, in aziende di questo genere ci sono da 3 a 4 persone che sono quelle che fanno la differenza tra un prodotto cinese e un prodotto italiano. C'è un saper fare tacito che è assolutamente prezioso e che noi dobbiamo saper far transitare da una generazione all'altra. Ma questo richiede molte cose. Prima di tutto una rivalorizzazione sociale di quel ruolo. In Svizzera un bravo avvocato va a cena con un bravo elettricista, quello che li fa andare insieme è che sono bravi tutti e due, non che uno fa l'avvocato e l'elettricista. Da noi quel mondo lì è assolutamente messo in ombra e i nostri figli devono tutti fare gli avvocati, i medici e gli ingegneri. E non abbiamo nessuno che mantiene quelle filiere straordinarie che sono quelle con le quali noi competiamo nel mondo. Devo dire che solo la moda ha in effetti fatto un lavoro di primo ordine, costruendo, organizzando all'interno delle loro aziende laboratori in cui questo sapere tacito passa di generazione in generazione. Investimenti importanti che però dovrebbe fare la meccanica, dovrebbe fare l'alimentare, dovremmo farla tutti. Le nostre scuole professionali sappiamo che hanno problemi, andrebbero rimesse in piedi in maniera molto più consapevole, perché la ricchezza del nostro paese viene da qua. Poi abbiamo la iattura di avere il 50-60% dei beni culturali del mondo, non abbiamo una lira per mantenerli, per cui bisogna che ci inventiamo qualche cosa, perché così non andiamo da nessuna parte. Abbiamo punte di cultura che il mondo intero ci riconosce, ed è buffo pensare che abbiamo vinto l'Oscar con La vita è bella e l'abbiamo rivinto con La grande bellezza. Evidentemente questa cosa attrae il mondo e ci fa fare le cose come si deve. Chiudo con questo comparto, adesso questo è stato l'anno dell'Expo e compagnia bella, ma sappiamo tutti che questo è un comparto di una bellezza unica al mondo. Antoine Riboud, capo di Danone, diceva, al mondo resteranno due grandi culture alimentari, quella cinese e quella italiana, perché la biodiversità che queste culture sono in grado di offrire sono assolutamente incomparabili. Mi lecco i baffi perché detto da un francese, devo dire, ci fa gloria e onore. Allora, ho cercato di
dare un senso alla bellezza di cui parlo, perché sennò la bellezza, soprattutto a noi, sembra frivola. No, la bellezza è la strategia del vero, il bello, il buono, il giusto, il ben fatto. Quando noi italiani operiamo su queste quattro leve, siamo imbattibili al mondo. E allora, una missioncina da niente. Sviluppare il nostro potenziale di bellezza come risorsa strategica per la crescita del paese, trasformandolo nella leva di politica industriale e di sviluppo sociale. Quando dico sviluppo sociale, penso per esempio alla famosa frase di Peppino Impastato, che diceva che per battere la mafia è solo la bellezza che riuscirà a cacciarli fuori dagli orribili posti dove hanno costruito speculazione ed orrore. Se vi dico Italia patria della bellezza, esprimo quello che noi professionisti chiamiamo l'identità competitiva che posiziona il nostro paese nel mondo. Si basa su quattro assi. Forse, sì. La ricchezza della molteplicità, la creatività del nostro ingegno, l'arte del saper vivere e il dramma dei nostri comportamenti etici. Cicci. Eccolo qua. Come ho detto, ci metto 20 anni io a fare questo progetto e spero con tanti altri. Se cominciamo a lavorare con le scuole, cominciamo a lavorare seriamente dal basso, forse qualcosa su questo piano riusciamo a fare. Se non riusciremo a farlo, non saremo credibili su tutto il resto. Quindi rendiamoci conto che questo è un aspetto fondamentale e, per riagganciarmi al digitale, la sicurezza è uno dei pezzi che ci può servire per sostenere tutto questo. Credo che sia un'identità unica, significante, memorabile che porti valore al Paese. Se io vi dico di American Dream, l'American Dream è ancora oggi l'identità competitiva degli Stati Uniti. Se si parla di innovazione ci si volta ad Occidente. Le nostre tasche sono piene di questo tipo di innovazione. Gli Stati Uniti hanno una cultura, il loro popolo, il loro modo di agire, il loro modo di comportarsi, che è proiettato verso l'innovazione. Non a caso Intel, Cisco, non è un caso. Un paese dove se fallisci ti danno una pacca sulla spalla e ti fanno ripartire, perché se fallisci vuol dire che ci hai provato. Un paese in cui l'idea della frontiera dal 600 ad oggi è ancora lì, pronta a stimolare la voglia di andare avanti e di trovare una soluzione. Quindi nel mondo gli Stati Uniti competono sull'innovazione. Scusate, devo tornare indietro. Eccoci. Se chiudete la portiera di una BMW o di una Mercedes, sentirete risuonare la Deutsche Qualität. E se le nostre mogli vanno a comprare una lavatrice, vedono una Candy o vedono una Bosch, se hanno il 20% di euro in più in tasca si compra la Bosch, perché durerà di più, perché il servizio sarà migliore, i pezzi sono più solidi e così via. Se vedete un scudetto rosso con una croce bianca in mezzo, dovunque lo andate a mettere, quell'oggetto, perché è preciso, fatto con cura, con attenzione, vale il 20% in più. Allora, nell'immaginario collettivo si cristallizza un'idea di paese. Un'idea di paese che non è inventata da un pubblicitario, ma che è l'esperienza annosa del rapporto con genti, prodotti, storie di quei paesi. Adesso, al di là di quanto è successo in Germania, che è da un punto di vista dell'identità pericolosissimo, perché è stato staccato un pezzo, un mattone, dalla colonna portante della credibilità tedesca. Se fosse successo in Italia, scusate, avrete detto, insomma, i soliti italiani, dai, andiamo avanti. È successo nel paese che fa di quella cosa l'elemento competitivo più forte che ha, per cui vedremo che cosa questo significa nel futuro. Bene, se ci lavoreremo, noi questa promessa la possiamo mantenere, perché la bellezza noi la possediamo e la produciamo da che mondo è mondo. Il problema è che non la sappiamo valorizzare. Un anno e mezzo fa al British Museum c'era una mostra di una casa pompeiana, 25 pezzi mandati dall'Italia per 250.000 euro, una roba del genere. In 4 mesi è stata la mostra più visitata in Inghilterra negli ultimi 20 anni. Ha incassato 11 milioni di euro di biglietti. Quando sono a Milano dico, a distanza di un raggio di 30 chilometri, mi trovo a Roma, mi viene da dire a distanza di 27 metri, noi abbiamo 50 cose che potremmo mettere a valore. Invece tutti i giorni ci passiamo davanti, buttiamo la spazzatura, non lo vediamo nemmeno, non siamo consapevoli di tutto questo. I nostri imprenditori, ne conosco tanti per il mio lavoro, il medio imprenditore italiano è appassionato di prodotto, il prodotto è la sua vita, è pronto a investire su un bilico nuovo, su un capannone più lungo, su una macchina più veloce, ma sull'intangibile grande fatica. Parla poco o male l'inglese, ha dei siti che fanno schifo, non fa e-commerce, non brevetta.
La Germania brevetta 33.000 brevetti all'anno, l'Italia 4.500, di cui 1.500 un'azienda sola. Allora, quando i soloni vanno a vedere i paesi innovativi, noi risultiamo essere tra il Gabon e la Tanzania, immagino, cosa che non è vera, perché tutti i giorni i nostri imprenditori inventano qualche cosa. Sono stato l'altro giorno da un grande produttore, un grande mobiliere di Grido, e gli ho detto, ma senti, tu quanto brevetti? Ah, dice, non me ne parlare, un inferno, non brevetto più nulla. Perché la complessità, perché devo andare all'ufficio brevetti, perché ci vogliono 50 brevetti in posti diversi. Insomma, non è consapevole del valore che ha quello che fa, perché sennò quella fatica la farebbe. Quindi noi siamo pieni di gente che fa delle cose straordinarie. Voglio dire, se noi fossimo un paese che fa dei prodotti che fanno schifo, avremmo un problema molto più grande. Siamo uno dei paesi che fa i prodotti migliori al mondo. Allora, vogliamo esserne consapevoli e raccontarlo al mondo nella maniera giusta? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di creare una fondazione di fondazioni, mettendo insieme tutti coloro che fanno già bene qualche cosa per il paese. Sapete che questo è un paese divisivo e ognuno fa la cosa per sé. Difficilissimo metterli insieme. Io ho tentato questa cosa. Ho detto, ragazzi, qui c'è un grande progetto, ognuno di voi fa un pezzo di questo. Aggreghiamoci, contaminatevi, acceleriamo e diffondiamo una nuova cultura che metta a sistema quella che abbiamo definito essere l'economia della bellezza. Questi sono i partner che abbiamo portato a bordo. Certo, ce ne potrebbero essere molti altri, ma è un bel pezzo di società civile, un bel pezzo di testimonianza della voglia di fare in questo paese. Salterò il capitolo del mio incontro con le istituzioni, perché è servito, come potete immaginare, a molto poco. Obiettivo: costruire e comunicare l'identità competitiva dell'Italia nel mondo, ma soprattutto farlo sui nostri cittadini, perché sono quelli che se ne rendono meno conto. Per fare questo c'è bisogno di un device, che è un brand, che è una marca, che noi abbiamo costruito, anche per l'Italia non ha nulla che la rappresenti, se non questi orrori che vedete qua. E allora ci siamo detti, ma insomma le mille Italie di cui abbiamo parlato, campanili, rosoni, piazze, centri storici, arte e design, lascito rinascimentale, cultura, food, industria, meccanica, c'è di tutto. Siamo un fantastico caleidoscopio. E allora, con l'aiuto di Pavarotti... Mi piaci, questa è l'attitudine mia, di cantare per te. Io ti adoro, a me piace tutto di te. Vorrei tu fossi qui, e quando te ne vai sei ancora qui con me, perché sei bella a morire, e nulla al mondo mai ci dividerà. Ti adoro! E questo è lo stemma che vorremmo utilizzare. Vai! È il marchio che vorremmo utilizzare e portare in giro per il mondo per raccontare il nostro posizionamento, per dire al mondo che cosa l'Italia ha da dare al mondo. Dovremo fare tante cose, ovviamente. Se avremo i quattrini per farlo, raccontarlo alla nostra cittadinanza che con la bellezza si campa e si sviluppa. Andare in tutti i luoghi che sono testimonianza di bellezza per metterli sulla mappa e fare in modo che parlino di questa straordinaria capacità. E vai. Usare le nostre grandi manifestazioni, fare in modo che i cittadini, è scappato, ma diventino dei promotori della patria della bellezza, usare i grandi momenti di sport, cultura e roba del genere. La signora tennista l'ho messa in tempi non sospetti e mi ha fatto piacere ritrovarla qua nelle condizioni in cui è. Oppure tutte le mattine quando vai in ufficio, quello dietro ti ricorda che sei un cittadino della patria della bellezza. Bene, com'è che operiamo? Abbiamo quattro interlocutori, abbiamo quattro aree di intervento
E abbiamo una modalità operativa che ha come obiettivo quello di generare consapevolezza, evidenziare potenzialità economiche, creare strategie per il turismo. Come lo facciamo? Con la misurazione, quindi ricerche, educazione nelle scuole, innovazione e promozione del paese. Sono 11 progetti che abbiamo attivato. Quelli con le stelline rosse sono già in corso, gli altri li stiamo facendo, non ho tempo qui di raccontarvi, chi è interessato poi vi racconto in dettaglio. Ce n'è uno però che abbiamo appena delivered, che è la ricerca sui viaggiatori in Italia. Abbiamo voluto andare a sentire, perché non è mai stata fatta, la voce del viaggiatore che racconti la sua esperienza nell'incontro dell'Italia. Rapidamente ve lo faccio scorrere. Lo farei scorrere. Bene, grazie. Potete trovare questa ricerca sul sito della Fondazione e l'abbiamo data in mano al Ministro Franceschini. Aspetto ancora che mi dica grazie. Credo che sia una ricerca interessante perché fa venire fuori una serie di cose. Alcuni sono conferme, altri sono scoperte. L'Italia nascosta è un potenziale straordinario per noi. Il digitale è un modo straordinario per raccontarlo e per portarci le persone. Quindi c'è molto da fare. L'altra cosa molto interessante che viene fuori è che i turisti meno soddisfatti sono i tedeschi, che peraltro sono quelli che rappresentano il numero maggiore di turisti in Italia, quindi per piacere che le istituzioni si occupino di guardare i tedeschi con attenzione. Uno dei progetti, il più complicato, è quello di mappare le bellezze del paese in modo da poterle fruire in maniera facile, ed è un progetto complesso che non può essere fatto top down ma che sarà fatto bottom up, raccogliendo tutto ciò che è stato messo a sistema nel paese. Faccio un esempio: siamo in provincia di Trento, schiacciamo sulla cosa, forse sì, dai. Eccoci, viene fuori un menu, si sceglie la città, vengono fuori tutte le bellezze del territorio e a secondo dei miei interessi io fruisco dell'Italia basandomi su ciò che mi piace. Quindi supponiamo che sono interessato agli orafi, schiaccerò gli orafi, dopodiché
mi vengono fuori tutte le altre cose che posso fare in quel territorio e decido di fare un po' di shopping, un po' di sightseeing, lo clicco sulla mappa, mi viene fuori una mappa che mi dice che nel giorno e mezzo in cui io sono nella zona posso fare una serie di cose che sono mirate ai miei interessi, avrò una piattaforma digitale sotto che mi permetterà di fissare i posti, di comprare i prodotti, di spedirli a casa e così via. Guardate questo. Ecuador is a small country that has everything it needs to become a great tourism destination. But it isn't yet, because not enough people know about it. And if we can't count on a budget to reverse this, we do count on the 24 million tons of Ecuadorian bananas that are exported annually worldwide. The Ecuador Ministry of Tourism presents The Banana Ambassador. We convert each banana into an ambassador, placing a sticker with a QR code that shows a promotional video of the country and redirects to the official website of the Ministry of Tourism. Not only do we increase the number of tourists, we create... Questi c'hanno le banane. Noi abbiamo tutti i nostri straordinari prodotti. Quindi, rilegandoci anche al discorso prima e all'esempio che Sisco ha fatto, e devo dire allora ancora non ci conoscevamo, loro hanno fatto il lavoro su Barilla e noi lo avevamo fatto a nostra volta. Usiamo i nostri prodotti per fare quello che vogliamo fare. Bene, mettiamo un QR code, lo attacchiamo a una nostra app, la quale racconta le bellezze dell'Italia, stimola il fruitore a vedere che cosa succede in Italia, a scegliere filmati che raccontano il paese in modo da incuriosirlo e attivarlo verso di noi. Scusate, vado un po' veloce perché ho finito il mio tempo. Potrà scaricare un'app. La cosa interessante è che Barilla potrà fare lo stesso, quindi su quel pacco potrà parlare di quel prodotto al consumatore che ha comprato quel pacco e quindi, oltre a tutta la filiera e roba del genere, gli racconta le ricette, gli mette cross promotion, insomma può fare tutto quello che può fare parlando one to one con il consumatore. Stiamo attivando questo processo e naturalmente la vediamo come una win-win situation tra le aziende e il messaggio della fondazione. Da una parte raccontiamo il paese, dall'altra parte raccontiamo il prodotto. Chiudo col fatto che stiamo cercando 200, 300, 250, 300 aziende che diventino gli ambasciatori del nostro posizionamento. Ferrari lo ha messo prima dell'Expo, Poretti sta uscendo in questi giorni, stiamo discutendo con una serie di altri. Quelli che vedete in neretto hanno già confermato, quindi stiamo costruendo una base potente di imprese che noi scegliamo in quanto imprese eccellenti del paese, ma che poi insieme all'associazione, insieme ad altre aggregazioni cercheremo di fare all'interno anche di quelle, per avere una force de frappe del racconto e dello storytelling del paese nel mondo intero. Credo che ho finito i miei secondi, ma ho anche finito la mia reazione. Il mondo ha bisogno del nostro paese. Grazie.